Continua, incessante e senza intoppi, la campagna vaccinale dell'ASL di Teramo. Dopo i sanitari, gli over 80, i docenti e gli operatori della scuola, è la volta dei volontari teramani della Protezione Civile. Complessivamente un esercito di 7.000 persone in Abruzzo, uomini e donne in prima linea a servizio della popolazione durante questa lunga pandemia. Nella sala Ipogea di Teramo, in tanti con la propria divisa, hanno ricevuto il vaccino anti-Covid. Oggi iniziamo la vaccinazione dei nostri volontari di Protezione Civile, che sono quelli che sono a supporto delle attività sanitarie e sono quelli che tutta la cittadinanza abruzzese ha visto sui siti dei tamponi antigenici rapidi che stiamo continuando a fare sul Chiedino e sul Pescarese per ovviamente contenere fenomeni particolarmente in evidenza su quel territorio. I volontari sono oltre 7.000 sul territorio regionale. Voi potete capire quanto è fondamentale questa realtà, la realtà del volontariato, perché di fatto rappresenta veramente la forza operativa della la cittadinanza che si fa parte dirigente nelle attività di protezione civile e una delle forze operative ovviamente della protezione civile regionale. Giovanissimo, già vaccinato, di che gruppo sei? Gruppo Alpini Castellalto. Ecco, voi che cosa fate? Facciamo operazioni sul territorio, consegniamo mascherine, diamo una mano a portare a mangiare agli anziani, cose della quotidiana. Com'è andata la vaccinazione? Preciso, bellissima, non fa male. Benissimo, benissimo, sì. Ci voleva proprio, sì. Così stiamo più tranquilli. La mansione poi che svolgiamo noi purtroppo c'è bisogno, sì. Le operazioni di vaccinazione coordinate dall'ASL di Teramo sembrano procedere velocemente e soprattutto con una discreta fluidità. Al momento non si registrano reazioni negative al vaccino. Teramo, la provincia di Teramo, l'Abruzzo, rinascerà con un fiore? Io direi di sì, questa di fatto è l'unica arma che abbiamo per poter sconfiggere questa pandemia, per cui l'Abruzzo sta andando molto bene per quanto riguarda le vaccinazioni, per cui direi che stiamo a buon punto di una campagna vaccinale che deve durare il minor tempo possibile. Io dico sempre che dobbiamo vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, quindi è importante avere vaccini disponibili, è importante avere medici, infermieri, personale sanitario per poter vaccinare in numero necessario e poi noi metteremo tutta la nostra esperienza, la nostra capacità, la nostra forza per cercare appunto di raggiungere questo obiettivo prima possibile. Intanto la direzione dell'ASL di Teramo annuncia ufficialmente di aver conferito incarico triennale in qualità di direttore sanitario generale a Maurizio Brucchi e come direttore amministrativo generale a Franco Santarelli.